dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d'emergenza, il Green Pass sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda. Lo prevede la bozza di decreto legge sul Super Green Pass, ancora suscettibile di modifiche in Consiglio dei Ministri. La bozza sarebbe composta da 8 articoli con alcune norme ancora incomplete e disciplina l'obbligo per l'ingresso nei luoghi di lavoro per tutti i dipendenti e anche per chi accede a quei luoghi per svolgere la sua attività lavorativa e formativa. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della DDA palermitana, nei confronti di 3 persone ritenute responsabili di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. L'attività di indagine svolta nell'ambito dell'operazione Persefone, che ha portato all'arresto lunedì scorso di 8 persone tra vertici ed elementi di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria, ha anche permesso di ricostruire nel dettaglio il grave pestaggio dello scorso agosto di Fabio Tripoli, personaggio apparentemente estraneo al sodalizio. Quest'ultimo era stato selvaggiamente picchiato da persone armate da cazzottiere, quale avvertimento per il suo comportamento ritenuto problematico. Tripoli infatti aveva esternato in pubblico la sua intenzione di dare fuoco ad un locale da poco inaugurato da Massimiliano Ficano, ritenuto reggente della famiglia mafiosa di Bagheria, e si era anche armato di un'accetta rinvenuta e sequestrata dei militari durante la persecuzione condotta all'atto dell'esecuzione dei fermi disposti dalla DDA di Palermo. L'avere messo pubblicamente in discussione l'autorità criminale di Ficano ha portato a deliberare e pianificare l'omicidio. Le graduatorie provvisorie dei minori per i quali è stata presentata istanza per l'asilo nido comunale Teneri Cuccioli di via Orazio Costantino e Bosco Incantato di via Monsignor Arena per l'anno scolastico 2021-2022. Al comune sono pervenute 134 istanze di iscrizione agli asili, di cui 22 riconfermati, 3 esclusi, in quanto 2 minori compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno educativo in corso e 1 non residente. Per la definizione della graduatoria a parità di punteggio è stato adottato il criterio di precedenza dall'utente più piccolo, così come prevedeva la normativa. Possibili ricorsi alla graduatoria sono ammessi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Stelle, il prezzo della benzina in Sicilia che sfonda i 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. Nella stazione di rifornimento autostrade Caracoli di Termini Imerese il costo del carburante è andato oltre la soglia, mentre in città è compreso tra 1,64 e 1,67 euro al litro. I recenti aumenti sono dovuti all'impennata dei prezzi del petrolio, che hanno subito un forte rialzo nelle ultime settimane a livello internazionale. Pubblicato dal Comune di Caccamo il bando per le agevolazioni tari per l'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche. Per le utenze domestiche sono previste agevolazioni del 100% per i nuclei familiari indigenti con ISEE pari o inferiore a 9.000 euro, del 50% di riduzione per i nuclei familiari con ISEE da 9.001 a 13.000 euro e del 30% per i nuclei familiari con ISEE da 13.001 a 18.000 euro. Previste agevolazioni anche per le utenze non domestiche e per gli operatori economici a cui è stata imposta la sospensione, limitazione o chiusura facoltative della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19. Un credito d'imposta dell'importo dell'80% sulla quota fissa e sulla quota variabile della Tari e per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo, anche in assenza di direttive e disposizioni restrittive, il credito d'imposta è fissato nella misura del 20%. Le istanze di agevolazione devono essere presentate entro il prossimo 30 settembre. Si svolgerà domani domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 Incontriamoci a Santa Flavia, l'iniziativa di ingresso gratuito organizzata dall'Associazione Eventi e Cultura con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana del Comune, della collaborazione dell'Associazione Turistica Proloco e dell'Associazione Culturale Siciliano Style. L'evento prevede la seconda edizione di Splendore e Nobiltà con esposizioni di costumi d'epoca del costumista Ignazio Rondone. Il servizio di accompagnamento guidato tra il Palazzo e il Giardino degli Artisti con un'estemporanea artistica ed esposizione di opere e di presentazione di libri, tra questi l'Albero di Gelso della flavese Gaetana Anna Maria Restivo, che racconta l'intrigante storia della famiglia dell'autrice stessa.
Gli accessi saranno regolarmente garantiti al complesso monumentale di Villa Filangieri secondo le normative anti-Covid. Sarà categoricamente vietato l'ingresso a chi è sprovvisto di Green Pass. Torna il Giro di Sicilia Eolo 2021 e l'isola è pronta a riabbracciare la sua corsa dopo un anno di piena emergenza sanitaria che intratterrà gli appassionati dello sport dal 28 settembre al 1 ottobre prossimo. 4 tappe per un totale di 712 chilometri caratterizzeranno questa manifestazione culturale che si annuncia spettacolare sia per i percorsi proposti sia per i paesaggi attraversati che per la qualità dei partecipanti. Annunciati alcuni dei nomi per la partenza: Vincenzo Nibali, Christopher Froome, Alexandro Valverde, e saranno 20 le formazioni al via di 7 corridori ciascuna.